Benvenuti nella Biblioteca di Pandora. Oggi ci troviamo in compagnia di Giuseppe Zambon dell'omonima casa editrice. Siamo alla Salone del Libro di Torino e parliamo delle ultime novità editoriali della sua casa editrice. In questo caso parliamo del libro di Alan Hart, Sionismo, il vero nemico degli ebrei, con la prefazione di Diego Siragusa. Questo è il primo volume che si intitola Il falso messia. Ecco, ci vuole spiegare a grandi linee qual è la tesi che propugna questo libro? Questo libro è dettato dall'ammirazione e dall'amore che Hart, allora a suo tempo un giovane giornalista rampante inglese, responsabile per i suoi giornali dei reportage dal Medio Oriente, dell'amore che lui fin dall'infanzia prova per le vicissitudini recenti che il popolo ebraico ha dovuto passare e per tutta una serie di amici e di rabbini dei quali lui è con i quali lui è in contatto. Per spiegare l'effetto che sugli ebrei può avere questo libro, citerei la risposta che dopo averlo letto un rabbino inglese gli dà e dice: Caro Alan, ti sono grato per questa opera che mi ha dato molto da pensare. Quello che non ti posso perdonare è che mi hai tolto la tranquillità del sonno la notte, perché ci sono delle accuse così forti e così terribili contro il sionismo che è passato sopra tanti cadaveri e non solo di musulmani o di altri, ma anche di ebrei, pur di affermare il proprio progetto politico, che è un progetto politico razzista, un progetto politico nazionalista, di un nazionalismo che è in ritardo con la storia, ma che è stato utile non solo ad una minoranza di privilegiati, ma che è congeniale agli interessi dell'imperialismo britannico prima e di quello americano dopo. Si parte sempre dal punto di vista storico di tentare di spiegare all'opinione pubblica cosa avrebbe potuto essere una Palestina dove c'è una convivenza pacifica tra i popoli, tra i suoi due maggiori amici, c'è cioè da un lato Arafat e dall'altro Golda Meir. Lui non aveva bisogno di farsi preannunciare, quando voleva visitare l'uno o l'altra, le porte erano sempre aperte. Ma non può dimenticare, per esempio, per citare uno dei più grossi crimini del sionismo, che mentre la fase più acuta della persecuzione razziale era già iniziata e gli ebrei, anche i più ritardatari, anche i più filotedeschi che mai avrebbero potuto pensare a realizzarsi di un incubo simile, tentavano di lasciare il paese, ma per lasciare il paese avevano bisogno di un visto verso la Gran Bretagna, gli Stati Uniti. E i sionisti si sono macchiati di questo peccato, hanno attraverso le loro connessioni internazionali fatto in modo che la Gran Bretagna e gli Stati Uniti nella fase di impedissero la concessione di questi visti, in modo che soltanto verso la Palestina fosse permessa la fuoriuscita e la fuga degli ebrei tedeschi. Questo è solo cioè è il più grande dei peccati evidenti a tutti, ma il libro è un concentrato di quello che sarebbe potuto essere e di quello che non è stato. È un qualcosa che colpisce l'attuale establishment delle comunità ebraiche dell'Occidente, le quali sono tutte allineate colpevolmente a difendere d'ufficio il comportamento di Israele e che fanno di tutto per impedirci di presentare questo libro. Questo libro era stato, assieme ad altri tre nostri,
abbiamo chiesto di poterlo presentare in fiera, come abbiamo fatto a Roma, suscitando grande scandalo, dove hanno tentato di impedirlo, ma non ci sono riusciti. Qui, invece, sono partiti d'anticipo, nella loro roccaforte di Torino, i sionisti hanno imposto, questo naturalmente non ce l'hanno detto, ma è una ricostruzione logica dei fatti, hanno imposto alla fiera di impedircelo. E la fiera, per salvare un minimo di rispettabilità, ha detto che non c'era posto per nessuno, perché altri non potevano dire che non c'era posto solo per questo libro. Quindi non presentiamo nemmeno gli altri due libri sul Tibet, sulla dittatura medievale che oggi esiste in Tibet, che viene fatta passare per grande tolleranza religiosa, e il libro della Hillary Clinton, Regina del Caos. Non li possiamo presentare perché la lobby sionista ha impedito che alla libera fiera di Torino un editore potesse presentare il frutto del proprio lavoro. Ecco, lei come commenta quanto è accaduto recentemente in Gran Bretagna, dove questa deputata del partito del Labour è stata praticamente messa ai margini del partito per aver osato fare delle dichiarazioni antisioniste? Fra l'altro questa vicenda ha preso anche in causa esponenti di primo piano del partito come Ken Livingstone, l'ex sindaco di Londra, e lo stesso Corbyn in certa misura. Sembra quasi che questo totem del politicamente corretto tenda in qualche modo a escludere ogni possibilità, ogni parvenza anche di critica, anche la più leggera, verso lo Stato di Israele, perché si viene subito tacciati di antisemitismo, giusto? La prepotenza di questi signori sionisti è tale che non hanno il minimo pudore. In questo modo stanno avvalorando davvero le tesi più perfide dell'antisemitismo. Quelle dei protocolli, quelli sono loro che ci comandano, ci dicono oggi i nostri elettori, perché non fate la presentazione? È successo così, ah già, gli ebrei. No, non sono gli ebrei, sono i sionisti e sono i loro alleati strategici, l'imperialismo americano e l'ex imperialismo britannico. Perfetto, grazie mille. Prego.